L'associazione Plastic Free Onlus di Reggio Calabria non si ferma nemmeno a Natale ed ha messo a punto uno speciale evento nella cornice di Roccella Ionica, che per la prima volta ha ospitato l'associazione Blu. Partendo da Largo Colonne e Rita Levi Montalcini, Plastic Free, in collaborazione con le altre realtà associative e di volontariato del territorio, come l'associazione Roccella Prima di Tutto Giovani, l'oratorio parrocchiale di Roccella Ionica, l'associazione Clingio e il comune di Roccella Ionica, ha dato il via ad una profonda pulizia della spiaggia. Plastic Free, ricordiamo, è un'associazione di volontariato nata nel 2019, con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nata come realtà digitale, ha raggiunto poi milioni di utenti ed oggi, con più di 1.000 referenti in tutta la penisola, sono la più importante e concreta associazione in questo campo. Sì, un 26, un Santo Stefano contraddistinto da un'attività di pulizia e di tutela dell'ambiente organizzata da una serie di associazioni giovanili, fra cui Clean Joe, Plastic Free, Roccella Prima di Tutto Giovani, volte a tutelare l'ambiente e a dare attenzione al nostro mare. Come amministrazione comunale siamo stati particolarmente felici di sposare questa iniziativa, volta sempre alla tutela del mare e alla lotta e al contrasto alle plastiche. E siamo felici e speriamo che sia una bella giornata connotata da tanto movimento e da raccolta di rifiuti. Sì, oggi siamo qui il 26 dicembre, insomma, per questa edizione natalizia. Faremo questa raccolta sul lungomare di Roccella Ionica. C'è stata tantissima adesione, di questo siamo molto contenti. Speriamo per questa occasione di trovare anche qualcuno tra i ragazzi che decida di aderire al nostro progetto e quindi di donare un referente a Roccella Ionica, che ancora oggi non ce l'ha, ma insomma, in qualità di referente provinciale. Sono qui proprio perché ho visto che la volontà dei ragazzi di far splendere questo paese è tanta e quindi sono contenta di essere qua oggi per questa iniziativa. Tutti, sono Lorenzo Jacopo Alcorage, faccio parte del gruppo Clean Yo, che è ormai attivo sulla zona della Ionica da un paio di anni ormai. E siamo qui oggi insieme a Plastic Free per fare questa raccolta, perché comunque le mareggiate hanno portato un sacco di rifiuti sulle spiagge, quindi cerchiamo di dare una mano. Clio è un gruppo che si è sentito ormai negli ultimi anni perché abbiamo fatto molti eventi sulla Ionica, abbiamo fatto anche un progetto europeo che è finito da qualche mese, che si chiamava Foresa. E niente, oggi è una bella giornata e speriamo di dare una mano e un contributo anche al benessere del mondo. Sì, siamo qui un 26 dicembre del tutto particolare, ma come vedete molto partecipato soprattutto da giovani e questo ci fa molto piacere. Una giornata di sensibilizzazione al tema ambientale relativo alla difesa dall'inquinamento delle plastiche, che è uno dei temi più importanti che l'uomo deve affrontare. Una giornata organizzata dall'amministrazione comunale, in particolar modo dall'assessore Chiefari, che ha raccolto l'appello fatto da Plastic Free Onlus, da Clean Joe e dal gruppo di giovani di Roccella prima di tutto. E oggi insomma siamo qui a pulire sul lungomare ed è molto bello il fatto che questi ragazzi probabilmente poche ore fa erano qui a ballare, a bere e oggi sono qui a pulire gli spazi che hanno utilizzato nella nottata. Credo che questo sia un bel messaggio per tutti quanti. Centro figurante con un presepe vivente riuscitissimo, nonostante si parla di 5.000 presenze oggi qui a Varaposa. Assolutamente sì, è una bellissima giornata di festa organizzata nel migliore dei modi. Oltre 200 figuranti, oltre 50 persone che hanno lavorato alla realizzazione di tutto il palinsesto. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano, quindi l'amministrazione comunale, la scuola infanzia, le due parrocchie guidate da Don Giovanni Rigoli, l'asilo nido comunale, la Pro Loco e la Pentathlon. Quindi tutte queste associazioni mi hanno dato una grossa mano a realizzare tutta questa attività che abbiamo appena visto in scena qui a Varapodio. Quindi abbiamo rappresentato un momento biblico e anche un momento storico.
momento biblico con tutti i passaggi della Natività, momento storico perché comunque abbiamo rappresentato sia il periodo di quando è nato Gesù bambino, il periodo in cui il presepe è stato realizzato, quindi nel 1243, quindi in pieno Medioevo, e anche ovviamente il periodo attuale. Quindi tutta la scenografia rappresenta tre momenti storici, quindi tre momenti culturali diversi, e quindi tutto questo è stato messo insieme da tutti i nostri protagonisti. Ecco, una comunità che risponde in pieno, ecco, sindaco, i suoi cittadini. La comunità si muove in sinergia, quando si muove l'amministrazione vengono tutti a ruota, e quindi c'è stata veramente una bella partecipazione, ed è bello questo senso di comunità, di appartenenza, quest'idem sentire che a Marapodio c'è e che comunque ci dà una grossa mano quando realizziamo qualcosa di serio ed importante come questa attività. Ecco, a Marapodio non manca la fratellanza, di essere tutti uniti, ecco, in questo momento particolare che è il Natale. Cioè, che assolutamente. Natale poi è un momento di condivisione, un momento di gioia, un momento di festa, un momento di partecipazione affettiva, emotiva e anche un momento di fede. Tutto questo l'abbiamo rappresentato con questa bellissima scenografia, con questa bellissima attività che è appunto il presepe vivente. Don Giovanni, una comunità coinvolta in questo presepe, anche la Chiesa ha fatto la sua parte. Certo, buonasera e auguri di buon Natale a tutti voi. Partecipare a queste iniziative è sempre bello ed importante, sia perché si collabora dal punto di vista sociale e civile, sia perché si porta avanti il messaggio cristiano, che è anche quello di impegno e gioia nell'evangelizzazione. Quindi una comunità, come dicevamo prima, presente, quando lei chiama i suoi fedeli rispondono. Certamente, il parroco è sempre il custode, mai il padrone della comunità, e quindi patris corde ho provato a dare l'invito ai parrocchiani, estendere l'invito ai parrocchiani per partecipare al presepe vivente, invito che è stato accolto pienamente anche nella collaborazione con te. Ecco, ancora qui c'è l'aria di Natale, ecco, la gente è accogliente, la gente è unita nelle famiglie, ecco, ci sono i valori familiari. Sì, infatti il tema dell'anno per il programma di Natale delle due parrocchie, Santo Stefano e San Nicola, è stato parrocchia, famiglia di famiglie, affinché possiamo recuperare sempre più questa dimensione di comunità familiare e del ben volersi. Continuano le polemiche dopo il via libera ai corsi di laurea in medicina, chirurgia ed infermieristica all'Università della Calabria. Ad esprimere tutto il loro disappunto, cittadini ed esponenti politici di Catanzaro, che parlano di duplicazione o persino di scippo ai danni dell'Ateneo del capoluogo. Ultima in ordine di tempo la nota congiunta del sindaco Nicola Fiorita e di altri tre candidati alla carica di primo cittadino alle scorse elezioni amministrative. Parliamo di Wanda Ferro, Valerio Donato e Antonello Talerico. Insieme esprimono la loro netta contrarietà all'istituzione di una nuova facoltà di medicina in Calabria, che risulterebbe un'inutile duplicazione di quell'esistenza all'Università Magna Grecia. La decisione, adottata dal CORUC con discutibile astensione del rettore dell'UMG, De Sarro, viola apertamente la logica di sistema e di non concorrenziabilità tra gli Atenei, e risulta così palesemente in contrasto con le politiche di sostenibilità dei nuovi percorsi accademici. L'indicazione del CORUC appare debole, discutibile sul piano giuridico e non supportata da una rigorosa analisi dell'offerta universitaria in Calabria. La sola motivazione dell'esigenza di allargare la platea degli studenti in medicina in una regione che ha bisogno di medici risulta pretestuosa. Aggiungono anche che, poiché sarebbe stato bastato un reale investimento sulla facoltà di medicina dell'UMG proprio per sanare questo vulnus, da un lato con l'ampliamento del numero chiuso di immatricolazioni, dall'altro con un potenziamento degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche del Policlinico Mater Domini e della Nascitura, azienda universitaria ospedaliera d'Ulbecco. Appare paradossale che la regione decida l'istituzione della nuova azienda.
Per il 23° anno si rinnova l'appuntamento con il presepe vivente dei bambini nel pittoresco Borgo Aspromontano di San Giorgio Morgeto, organizzato dall'attivissima Proloco Morgezia in collaborazione con sponsor locali. Quello di San Giorgio però non è stato solo un presepe vivente, ma un'immersione totale nel passato, in profumi, sapori e mestieri dimenticati che una volta l'anno vengono riscoperti grazie ai tanti volontari della Proloco che dedicano buona parte del loro tempo alla valorizzazione del territorio. Cestai, fabbri, stagnini, panettieri, sarte, ricamatrici, boscaioli, vinai sono personificati dalla genuinità dei bambini che proprio nel periodo natalizio si fanno portatori di un messaggio di pace e amore per il mondo intero. Come in ogni edizione, i vicoli del borgo sono stati arricchiti da scenografie, attrezzi antichi e luci che hanno permesso ai visitatori di godere appieno dell'atmosfera di un Natale d'altri tempi. Sono Giuseppina Iarace, sono il presidente della Proloco Morgezia di San Giorgio Morgeto. Questa che voi vedete questa sera è il presepe vivente dei bambini, giunta ormai alla 23° edizione. Perché fare questo evento ormai che ha scardinato i confini regionali, extraregionali? È una manifestazione forse unica nel suo genere, perché fatto i protagonisti sono i bambini dalla scuola materna fino a tutta la scuola media. Perché abbiamo scelto di fare questa iniziativa? Perché intanto a Natale sono i protagonisti i bambini, il Natale è per tutti, ma principalmente per i bambini. Diffondere pace mai più come questo anno che sentiamo il bisogno di pace. Ma uno dei motivi che ci ha spinto già 23 anni fa è che vogliamo far conoscere ai visitatori tutto il nostro borgo. San Giorgio è un borgo medievale. Di bellezze ce ne sono infinite, ecco perché ogni anno non è la stessa riproposizione, non facciamo vedere la stessa via, ogni anno si cambia di via a via, perché così si fa conoscere tutto il borgo. La cosa bella è che noi, è già San Giorgio è un presepe di suo, queste riproposizioni che facciamo con questi antichi mestieri sono internate, sono scavate nei depositi delle case, nelle rocce. Ecco qual è la bellezza, perché San Giorgio la bellezza ce l'ha viva. Noi non dobbiamo fare niente, perché è quello che noi abbiamo, ce l'ha dato madre natura, io dico, ma chi è stata prima di noi a costruirlo? La bellezza, come dicevo prima, dei bambini, perché i bambini si calano nella parte, sono i protagonisti di questi vecchi mestieri. È come se si vive un'atmosfera antica. Infatti le migliaia di visitatori, come ben vedete, che vengono, mi diceva poco fa una, dice: guarda, mi sono veramente a volte in un'atmosfera magica. È qualcosa di bello, è qualcosa di fenomenale. A noi questo fa piacere vedere le bellezze dei bambini, le bellezze del nostro borgo, portare avanti le nostre tradizioni, perché questo presepe è un museo all'aperto. Gli utensili che utilizziamo, gli attrezzi, non sono attrezzi nuovi, sono stati veramente usati, quindi parlano di storia. Ecco la bellezza dove sono riproposte tutte queste piccole attrezzature, sono vive, come se ci parlassero queste cose. E i bambini lo avvertono, i visitatori lo avvertono. È per noi dire che ci vuole tantissimo lavoro. Dopo tanto lavoro che facciamo, siamo soddisfatti che è un evento che va, che è un'iniziativa che piace, tutta San Giorgio la vuole, perché in un certo senso è coinvolto tutto il paese, chi per i bambini, chi perché ci dà gli arnesi, chi per le luci. Ringraziamo infinitamente tutta la comunità, tutta la cittadinanza, perché è una manifestazione che la cittadinanza vuole, e che tutti sono coinvolti.